una prima considerazione è che... E una prima considerazione è che secondo me abbiamo fatto bene a mantenere questo nostro appuntamento nonostante il pieno di altri appuntamenti politici elettorali che sono in ballo, non solo per rivendicare il nostro ruolo come comitati avuto nel corso della campagna referendaria con la vittoria straordinaria che ricordava Domenico, ma anche perché io penso che l'identità del comitato vada, dei comitati e del comitato anche nazionale vada rispettata, cosa che secondo me non tutti in questa fase hanno fatto. Quindi noi non testardamente o solo per settarismo, ma al contrario per riaffermare l'importanza della vittoria e l'importanza che i comitati con la loro azione hanno avuto il 4 dicembre, ben abbiamo fatto a mantenere questo nostro appuntamento, sia pure diciamo in formato ridotto, poi non ridottissimo, ma insomma anche in formato ridotto, anche se noi abbiamo un problema di riattivare naturalmente dopo il 4 di dicembre, dopo le assemblee piuttosto riuscite di quest'anno, di gennaio e di giugno, di riattivare i nostri comitati. Per questo io credo che ben facciamo a continuare le iniziative sulla legge elettorale e ben soprattutto facciamo, non perché l'altra legge elettorale non sia importante, facciamo ad avviare queste due campagne sulla scuola promossa dalla LIP Scuola per riorganizzare, ripensare complessivamente l'istituzione scuola alla luce dei principi costituzionali e ben facciamo a organizzare questa nostra campagna per quanto riguarda l'articolo 81. Su questo già Domenico, quindi non devo essere lungo, già Domenico diceva che non si tratta assolutamente di mettere mano alla Costituzione, si tratta di restaurare nuovamente quello che era lo scritto nella Carta Costituzionale del 47. Quindi il Comitato di Firenze, tanto io faccio sempre nomi e cognomi perché sono abbastanza diretto, o la cara amica Bonsanti che continua ripristinare la scrittura del 47, appunto, in cui ha teme che noi vogliamo rimettere le mani sulla Carta Costituzionale. Noi diciamo che noi vogliamo ritornare alla lettera della Carta del 1947, di cui celebreremo appunto il 70° il 27 di dicembre. Ora, scusate, proprio qui sotto io parlo non scritto. Sull'articolo 47 e sull'articolo 81 noi prevediamo letteralmente di ritornare, cancellando la controriforma della legge 1 del 2012 portata avanti dal governo Monti, di ritornare alla scrittura del 1947, che vorrei sottolineare, ma dico sono cose che in questa sala sapete tutti quanti, vorrei sottolineare che non si sposava un'ideologia economica, perché questo è il punto fondamentale della scrittura del 1947. Non si diceva è giusto il liberismo per essere adesso o è giusto il keynesismo. Lasciava al legislatore, al Parlamento, il compito di scegliere le politiche che riteneva più utili, data la fase storica, politica e del ciclo soprattutto economico. Come noi zampiamo anche il pareggio di bilancio, perché questo viene sempre detto contro, il pareggio di bilancio è contenuto nel vecchio articolo 81 al comma 4, che solo diceva che ogni legge deve coprire, ovviamente, deve provvedere ai mezzi della sua copertura, mentre lasciava, per quanto riguarda il bilancio, al Parlamento la decisione se andare in deficit o non andare in deficit. In questo a me pare che recuperiamo anche un grande valore di democrazia, nel senso che, come ben sappiamo, dico qui i professori ce lo insegnano, ben sappiamo appunto il potere fiscale è stato uno dei poteri fondamentali per cui si sono battuti i parlamenti della rivoluzione borghese. Quindi noi vogliamo riportare questo potere non solo per tradizione, come dice Alfonso, non per restaurare, ma anche per sottrarlo a quello che è oggi il potere di Bruxelles, perché noi sappiamo perfettamente che attraverso il semestre europeo e tutti i suoi meccanismi il potere fiscale è ormai delegato a Bruxelles, il quale interviene durante, anzi prima
di quanto avviene i tempi della discussione in Parlamento, perché è intervenuta con una lettera il 22 di novembre e reinterverrà dopo la decisione del Parlamento a maggio. Quindi, come si vede, noi subiamo appunto una distruzione di potere parlamentare. Le ultime due cose sono queste. Noi poi ritocchiamo, ma sempre per, diciamo, intervenendo su leggi o del 2001 o del 2012, per introdurre una norma di salvaguardia dei diritti fondamentali. Questo mi pare molto, molto importante. Domenico Gallo, diciamo, congratulò con gli estensori, soprattutto Gaetano Azzariti, di questo provvedimento, perché per la prima volta noi introduciamo in Costituzione, toccando l'articolo 117 primo comma, introduciamo un vincolo, un controlimite all'attuazione dei trattati internazionali, sia europei sia non europei, perché appunto diciamo che anche i trattati devono rispettare i diritti fondamentali delle persone. Quindi non diciamo no, non è che diciamo lo Stato non deve ovviamente fare i trattati, ma nell'applicazione, nella statuta di applicazione dei trattati devono rispettare i diritti fondamentali della persona, cosa che abbiamo introdotto su sollecitazione di Alfiero anche nel titolo della legge che noi consegneremo domani. L'ultimo punto, e ho concluso, sono che noi facciamo due campagne, una sull'articolo 81 e una sulla scuola. E le due cose vanno insieme, non solo per l'importanza della scuola, che ha riassunto una particolare valenza in questo periodo, perché, come ben sappiamo, la Confindustria in primis punta a rivedere l'assetto soprattutto degli studi tecnici per funzionalizzare la cosiddetta industria 4.0, mentre i principi, ma questo sarà Marina a spiegarlo meglio di me, i principi che ispirano la legge di iniziativa popolare sono appunto per salvaguardare il valore educativo della scuola e non appunto il valore di formazione per il lavoro. Due le campagne, e quindi la scuola, essendo un diritto fondamentale, un diritto sociale garantito dalla Costituzione, è esemplificativo delle modalità con cui noi vogliamo ripristinare appunto il valore del pareggio di bilancio così come era previsto. Vi ringrazio per l'attenzione.